Ciao, sono Roberto Lacorte, creatore della Lacorte Immobiliare. Adesso, con questo video, voglio mostrarti un bellissimo appartamento posto in vendita nella zona del Savalle, in Verona, esattamente in via Angelo Emo, al Civico 32. Parliamo di un appartamento posto al primo piano, in un complesso condominiale molto decoroso, tra i più belli, insomma, esistenti nel quartiere del Savalle. Lo potete notare alle mie spalle. C'è un parco verde meraviglioso, c'è proprio un parco giochi per i bambini, notate qui. E questo appartamento dispone anche del garage, della soffitta, nonostante il complesso ha diversi posti auto condominiali all'interno. Al suo ingresso c'è un bel cortile dove si può anche parcheggiare la seconda macchina oppure anche gli ospiti. Comunque la zona è abbastanza servita da parcheggi, non c'è nessun tipo di problema a parcheggiarsi. Adesso vi porto in tour all'interno dell'appartamento e dopo vi do tutti i dettagli per contattarci qualora voi siate interessati. Ok, seguitemi. Eccoci qua, entriamo in casa. Bene, vediamo l'appartamento. Allora, questo è l'ingresso, come potete notare, stile anni 80, ancora ben mantenuto ma nelle finiture dell'epoca. Alla destra abbiamo la sala, che c'è una porta che separa l'ingresso, c'è un disimpegno con la zona giorno e la zona notte. Quindi vediamo insieme la sala. La sala è molto ampia, ovviamente poi ognuno distribuirà, insomma, come meglio crede l'impostazione interna, però notate che la pavimentazione dell'epoca è abbastanza decorosa. Ci abbiamo la faccia all'interno. Vediamo la faccia all'interno. Qua c'è un bel balcone. Adesso non apro perché ci sono delle bellissime piante che fanno da decoro, insomma, quindi magari vi mostro dall'altra parte. Però comunque è un bel balconcino, lo possiamo notare da qua, e da all'interno del fabbricato sembra di essere qua in un orto botanico, però in realtà c'è molta luce e siamo all'interno del fabbricato. C'è anche una doppia finestra per avere una bella luminosità. Ok, quindi torniamo dall'altra parte. Abbiamo lasciato la porta d'ingresso aperta, adesso la chiudiamo e vi mostro dal lato opposto direttamente la cucina. Quindi da questa parte ci abbiamo la cucina, una bella cucina profonda, quelle che si usavano in quegli anni lì, col tavolo al muro. Come potete notare anche qua, la pavimentazione è tutta uniforme. Qua, volendo, poi se interessa, tranne che non si affronta una ristrutturazione interna complessiva, la cucina potrebbe rimanere fatta su misura. E adesso vi mostro l'affaccio interno, dove, come vi anticipavo prima, ci sono i posti auto condominiali, quindi nella corte interna. Questo qua è il balcone della cucina. Adesso c'è tanta luce, abbiamo il sole. Così vediamo anche l'interno del fabbricato, del condominio. Ok, come potete notare, posti auto, c'è il verde, quindi questo qua per le famiglie con i bambini è molto riservato, al sicuro, per poter lasciare i bimbi giocare giù nel parco verde e essere tranquilli, insomma, per la sicurezza, insomma, dei propri bimbi. Vediamo. Torniamo dentro, proseguiamo, quindi abbiamo detto la cucina e adesso vediamo il disimpegno che divide le stanze. Ok, allora qua abbiamo due bagni centrali e abbiamo le due camere ai lati. Vediamo una prima camera matrimoniale da questa parte, vedete quanto è grande, vedete tutto lo spazio. Qua ci abbiamo un primo bagno di servizio, con doccia. Abbiamo la doccia, ovviamente non c'è il box perché, essendo un secondo bagno, viene meno utilizzato e quindi la proprietà utilizza maggiormente il secondo. Qua ci abbiamo anche la lavatrice, potete notare che qua il box ce l'abbiamo, nelle finiture sono molto simili. Ovviamente le piastrelle
che si usavano in quegli anni lì. Ok, qua ci abbiamo nel disimpegno questa nicchia dove c'è un armadio su misura. Questo armadio fa le veci di un ripostiglio. E qua ci abbiamo la seconda camera che come dimensioni sono circa pari uguali, e quindi è una matrimoniale anche questa. Ovviamente la proprietà, non avendo necessità di utilizzo come stanza, la tiene come studio di sbrigo, insomma, e attività fisica, vedete anche la cyclette. E ci abbiamo qua un terzo balcone che vediamo insieme, un terzo balcone che compone l'appartamento, l'accessorio, e quindi qua siamo sul retro, come vi dicevo prima, molto tranquillo, non sembra neanche di essere in città per tutto questo verde di cui si dispone, le palme addirittura. Questo è il balcone che vedevamo prima dall'altra parte, quindi il primo balcone che guardavamo prima. Ok, quindi ci siamo resi conto, adesso torniamo in casa e vediamo nuovamente in un tour panoramico veloce la stanza. Quindi stanza 1, bagno 1, bagno 2, stanza 2, e poi qua torniamo nel disimpegno d'ingresso dove ci abbiamo la nostra cucina da questa parte e la nostra sala da quell'altra. Ok, e adesso vi do tutti i dettagli qualora voi siate interessati a proseguire in una visita, eventualmente all'acquisto. Quindi se siete interessati a questo appartamento che vi ho appena mostrato direttamente dall'androne del fabbricato, potete vedere alle mie spalle, potete chiamarci per gli appuntamenti allo 045 810 48 99 oppure scriverci una mail ad info@lacorteimmobiliaresrl.it. Sarò ben felice di risponderti ed eventualmente accompagnarti in visita prima di fare il tuo acquisto. Grazie e un saluto, alla prossima.